Benvenuti a Fitness! Pronti per allenarvi? Iniziamo col riscaldamento. Datemi la marcia destra. Le gambe, ricordate che io lavoro a specchio. La mia gamba sinistra e la vostra gamba destra. Divarico le gambe marciando. Two touch. Sulle spalle. Dobbiamo scaldare. Per aumentare la temperatura del corpo, ma soprattutto per preparare muscoli e articolazioni al lavoro successivo. Braccio avanti. E qua. 3, 2, attenzione. Singolo, singolo, 2 verso destra. Singolo, singolo, 2. Ancora. Ultimi 2. Doppio, ancora 1. Leg curl. Dietro la gamba. 4, 3, 2, piccoli affondi, scendi, metti le mani sulle cosce, e 4, e 3, e 2, blocca le gambe, usa solo il busto, 4, 3, 2, mantieni la spalla in dentro e stretcha, 4, 2, prepara la colonna, sali, fuori l'aria, ancora, spingi bene la pancia in dentro, sali srotolando, a destra, lo step touch, apro e chiudo le gambe, comincio a sollevare il ginocchio, step knee up, 4, 3, 2, ripete, di seguito la gamba, e 4, 3, 2, lascio indietro la gamba e spingo il tallone verso il pavimento, braccia in avanti, pancia in dentro, sto allungando il polpaccio, su bene la gamba, la porto lontana, indietro, cercate di mantenere il ginocchio perpendicolare al tallone, poggio il ginocchio sinistro a terra e vado in torsione. Torno al centro, avvicino e sposto il peso indietro, sollevo la punta del piede e sento allungare i muscoli posteriori della coscia destra. Passo al centro e sali srotolando. Marcia sinistra. 4, 3, 2, two touch. Le spalle. Braccio in avanti, allunga bene. Controlla ogni movimento. Attenzione, singolo, singolo, 2, verso sinistra, singolo, 2, ancora, leg curl, dietro la gamba, sono 4, sono 3, sono 2, piccoli affondi, scendi, scendi, 4, 3, blocca le gambe, usa solo il busto. 4, 3, 2, mantieni la spalla destra in dentro. 4, 3, 2, prepara la schiena, sali, sali, scendi, srotola. A sinistra lo step touch, apro e chiudo. Step knee up, sul ginocchio. Sono 4. Sono 3, sono 2, di seguito la gamba, ripete, e 4, 3, 2, lascio indietro il piede, schiaccio il tallone verso il pavimento, bacino in linea, braccio avanti, sollevo il ginocchio e spingo il piede lontano, poggio la mano a terra, bacino verso il pavimento, appoggio il ginocchio a terra e vado in torsione per allungare lo psoas. Torno al centro, avvicino, sposto tutto il peso indietro sulla gamba destra e allungo la parte posteriore della coscia sinistra. Mantieni il petto parallelo al pavimento, non fare le gobbe con la schiena.
passa al centro e srotola. Dammi la marcia a destra. Iniziamo il primo lavoro di coreografia. 4, 3, 2, step touch. Apro e chiudo le gambe. 4, 3, 2. Lo facciamo andando in avanti. Sono due in avanti e due indietro. Ancora. Ancora. Attenzione che cambio. In avanti voglio lo step kick. Indietro step touch ancora. Attenzione che cambio ancora. Calcio, calcio, chassé, chassé. Step calcio. E due chassé indietro. Oh. Chassé. Ancora uno. Step touch. Sul ginocchio. 4, 3, 2. Da capo, calcio. Chassé. Step knee up. Sul ginocchio. Da capo. Chassé. Calcio. Two touch. Attenzione. 4, 3, 2. Due step touch. 2. Mantieni. Ancora. Mantieni. Ancora. Mantieni. Da capo. Step calcio. Chassé. Knee up. Two touch. Due step touch. Step side, step touch. Ho cambiato ancora. Se non volete saltare, mantenete due step touch. Mantieni qua. Andiamo avanti con il calcio. Ho cambiato gamba. Torno indietro. Ancora. Calcio. Chassé, chassé. Ancora. Step kick. Two touch. Sul ginocchio. Da capo. Calcio. Chassé. Knee up. Two touch. Galoppo. Stai qui. Galoppo. Ancora uno. Step touch. Questo pezzetto. A destra e a sinistra. 4, 3, 2. Step kick. Chassé, chassé. Step knee up. Sono due. Two touch. Galoppo. Ancora. Stai qui. Galoppo. Ancora uno. Il calcio. Chassé. Knee up, knee up. Two touch. Galoppo. Stai. Galoppo. E l'ultimo. E marcia. Molto bene. Iniziamo il nostro lavoro di tonificazione. Oggi lavoriamo con l'elastico. Ricordatevi di controllare sempre che sia sano e che non abbia incisioni. Andiamo a lavorare sul muscolo che ricopre la parte posteriore del braccio, cioè il precipite. Lasciamo l'elastico a terra. Poggiamo i piedi sull'elastico, precisamente il piede dietro. L'altra gamba è avanti, gambe semipiegate. Infiliamo tutte e due le mani all'interno della maniglia e portiamo l'elastico dietro il corpo. I gomiti sono rivolti in avanti. Si distende verso l'alto e si ritorna. Cercate di non lavorare con i gomiti aperti, ma di spingere i gomiti verso il video. Spingo. Il bacino è leggera retroversione. Stendi. Quando lavorate con l'elastico dovete sentire la resistenza dell'elastico, sia all'andata sia al ritorno del movimento. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me ne date ancora 8, forza, e 8, e 7, e 6, e 5, via 4, via 3, via 2 e cambio. Di nuovo un pezzetto di coreografia. Datemi la marcia destra. Marciando divari con le gambe. Apro, apro, chiudo, chiudo. Ancora. Sono 4. Sono 3. Sono 2. Stessa cosa, attenzione. Vi step avanti. Stessa cosa andando indietro. Apro, apro, chiudo, chiudo,
Apro, apro, chiudo, chiudo. Ancora. Sono 4. Sono 3. Sono 2. Marcia sul posto. Attenzione. 1, 2, 3 sul ginocchio. E su. Lo facciamo andando in avanti? 1, 2, 3 sul ginocchio. 3 passi avanti, 3 passi dietro. Ancora. Si ripete da capo il V-step. Indietro. 3 passi avanti. 1, 2, 3. Ancora V. Indietro. 3 passi avanti. Dammi la marcia. Attenzione, marciando mi date il mambo in fuori e indietro. Non fermate le gambe. Ancora, sono 4, sono 3, sono 2, 2 repeaters, marcia, 2 repeaters, marcia, ultimi 2, marcia, 2, 2, da capo, V-step, V-step, indietro, 3 passi, su, mambo fuori. Subito 2 repeaters, marcia sinistra, ho cambiato gamba, marciando, V-step, V-step, apro e chiudo indietro, ancora, sono 4, sono 3, sono 2, 3 passi avanti, 1, 2, 3 sul ginocchio, ancora, il movimento delle gambe è fluido, non si fermano mai, V-step, V-step, indietro, 3 passi, su, step touch, il mambo, ancora, sono 4, 3, 2, V-step, indietro, 3 passi, 1, 2, 3, un mambo, 2 repeaters, marcia, ho cambiato gamba, questo pezzetto, me lo date a destra e a sinistra. Sulle gambe. Sono 4, 3, 2, V-step. Indietro. 3 passi avanti. 1, 2, 3. Un mambo. 2 repeaters. Subito il V-step, V-step. Indietro. 3 passi. 1, 2, 3. Un mambo. 2 repeaters. Da capo subito, V. Indietro. 3 passi, un mambo, 2, sinistra, V, indietro, 3 passi, su, mambo, 2 ripete e marcia. Riprendiamo il nostro elastico, andiamo ora a lavorare sulla muscolatura che ricopre la parte anteriore del braccio, cioè il bicipite. Poggiamo tutti e due gli elastici, tutti e due i piedi sopra l'elastico. Gambe semi piegate, palmi delle mani rivolti in avanti. Da questa posizione fletto in due tempi le braccia e distendo. Su. Mantenete i gomiti aderenti al corpo. Rilassate le spalle. Concentratevi sul bicipite che sta lavorando. Sali. Scendo. Ancora. Sono 8. Giù. Giù. Ricordate che l'elastico deve avere resistenza sia all'andata sia al ritorno del movimento, per cui non si deve vedere questo lavoro, non mollate mai. Sali, sali, scendi, scendi, sali, sali, li voglio singoli. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima serie, forza. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantieni le braccia flesse a 90 gradi, piccole pulsazioni, chiudi, 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 non mollare, dai che abbiamo finito, ancora 4, sono 4, sono 3, sono 2 e cambio, ultima fatica aerobica, uniamo il primo pezzetto al secondo, dammi la marcia destra. Sono 4, sono 3, sono 2,
Si riparte. Step calcio. Chassé. Due step knee up. Dammi il two touch. Galoppo. Subito il calcio. Chassé. Knee up. Two touch. Galoppo. Step touch. Questo era il primo. Secondo pezzetto. V-step. Indietro. Tre passi avanti. Uno, due, tre. Un mambo. Due repeaters. Subito il V-step sinistro. Indietro. Tre passi. Uno, due, tre. Un mambo. Fuori. Dietro due repeaters. Marcia. Tutta da capo senza sosta. 5, 6, step, calcio. Chassé. Knee up, step, knee. Two touch. Galoppo. Subito il calcio. Qua. Chassé. Step, knee up. Il two touch. Galoppo. Il V-step. Indietro. Tre passi avanti. Su. Un mambo fuori. Dietro, due repeaters, V-step, V-step, indietro, tre passi, uno, due, tre, mambo fuori e dietro, due repeaters, marcia, ultima da capo senza sosta, si va, calcio, chassé, knee up, two touch, galoppo, step calcio, chassé, mia. Two touch. Galoppo. In V-step. Siamo a destra. Tre passi. Uno, due, tre. Mambo. Repeat. V-step sinistra. Indietro. Tre passi. Il mambo. Due. Marcia. Ultimo lavoro sui tricipiti, riprendiamo l'elastico. Impugniamo l'elastico e lo giriamo attorno alle mani. Lo portiamo dietro la nuca con le braccia flesse a 90 gradi. I gomiti sono alla stessa altezza delle spalle. Da questa posizione stendiamo le braccia in fuori. Stendo, stendo. Cercate di non irrigidire le spalle, ma di mantenere fuori il collo. Sto lavorando sempre con i tricipiti. Sono 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tieni sempre la pancia dura e le gambe semipiegate quando sei in piedi. Oh, è l'ultima serie, non mollare. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Due e cambio. Continuiamo a fare un lavoro di tonificazione con l'elastico, ma ce ne andiamo a terra. Prendiamo i nostri tappetini, ci sediamo a terra e portiamo l'elastico intorno ai piedi, mantenendo i piedi a martello. Faccio girare sempre l'elastico intorno alle mani per partire già da una determinata resistenza. Da questa posizione, schiena dritta, chiudo e contraggo i bicipiti. Chiudo, potete puntare anche i gomiti sulle ginocchia o sulle cosce. Controlla bene la contrazione del bicipite. Non far perdere resistenza all'elastico. Chiudo. Cerca di mantenere la schiena bella dritta. Chiudo, ne voglio ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccole pulsazioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio. Ultima fatica sul tricipite, lasciamo l'elastico lungo a terra. E ci mettiamo sopra l'elastico. Sempre gambe flesse. I
infiliamo tutte e due le mani all'interno della maniglia. I gomiti sono in avanti, la pancia contratta, distendo bene le braccia, lavoro sempre sul tricipite, chiudo. Mi raccomando, non aprite i gomiti, mantenete i gomiti rivolti in avanti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, forza, ancora 8, 8, concentratevi sulla contrazione del tricipite, che è uno dei muscoli che nella vita quotidiana viene poco stimolato. Stendo, stendo, ultima serie, 8, 7, 6, 5, 3, 2 e possiamo passare allo stretching. Andiamo ad allungare il bicipite. Ruotiamo le dita verso le ginocchia, braccia distese e spostiamo poco poco il peso indietro e sentiamo allungare il bicipite e i muscoli dell'avambraccio. Quando fate stretching, cercate di mantenere le posizioni di stretching per almeno 20 secondi. Cambio, tutte e due le braccia in avanti, avviciniamo i glutei ai talloni e ci allunghiamo. Passiamo di nuovo in quadrupedia. Rovesciamo i piedi e spostiamo tutto il peso sui piedi mantenendo le gambe semipiegate, giù il capo. Da qui, mani sulle cosce, saliamo srotolando. Gambe divaricate, braccio sinistro in alto, lo fletto dietro il capo e tiro bene il gomito dietro la nuca, sto allungando il tricipite. E cambio, allungo, fletto dietro il capo e spingo il gomito dietro la nuca. Cambio, piego le gambe, mani a terra, da qui provo a distendere le gambe, rilasso il capo. Sento allungare la parte posteriore delle cosce. Di nuovo, piego le gambe, mani sulle cosce, sali srotolando. Piedi uniti. Stessa cosa, piego le gambe, metto le mani a terra, distendo le gambe e sento allungare la parte posteriore delle cosce. Piego le gambe, mani sulle cosce, salgo srotolando. Un bel respiro. Spingo la pancia in dentro e arrotondo la schiena. Su. Anche per oggi abbiamo finito. Vi aspetto alla prossima puntata.